Scrivere musica da film significa scrivere musica, quindi credo che la nascita della musica da film per me intanto riguarda una realtà, un reale amore per la musica e quindi lo sfogo di tutto ciò che io non sono riuscito ad avere per la musica, con la musica, in quello che avrei voluto fare e quindi io metto tutto quello che posso nelle mie colonne sonore perché è quello che io faccio attualmente, quindi la prima cosa è l'amore per la musica. Dopo, tecnicamente potrei dire che guardando la scena, leggendo i copioni, io posso avere delle idee, non delle ispirazioni come comunemente si dice, ma delle idee che qualche volta sono, anzi direi al 50%, sono un discorso che tutti i compositori dovrebbero portare avanti alla lunga. Da un film all'altro. Sì, da un lavoro all'altro, da un lavoro musicale all'altro. E in un altro, per l'altro 50% un discorso che riguarda esclusivamente l'opera che uno ha chiamato a commentare. Quindi quel 50% che in qualche caso mi si accusa di ripetermi oppure di rifare le stesse cose è il 50% che riguarda Morricone, Ennio, musicista solo. Ecco, così l'altro 50% che non si assomiglia è il 50% che riguarda l'opera che sono portato a e sono chiamato a commentare.